C'è un giorno in nuovo andò incontro Gesù, mi era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare. Oh Signore, entra dentro il mio cuore, non ho mondo nessuno, il cuore di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire, ma che fresca ogni giorno. capire che mi possa guarire fa che cresca ogni giorno la mia fede per te fa che cresca ogni giorno la mia fede per te fa che cresca ogni giorno la mia fede per te Grazie a te vogliamo dire insieme. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. O la mia fede in te. Veramente vogliamo fare così quando ci avviciniamo al Signore. La fede dà forza. La fede ci fa sentire come dei, dei carri armati perché sentiamo la certezza che possiamo andare avanti. C'è nel cuore perché quella viene prodotta nel cuore dallo spirito santo e non ci ragiona la testa perché la mente ci mente ci, ci, ci distrae ci porta fuori secondo logiche che assorbe superficialmente la fede del cuore la fede in dio ci fa camminare perché sentiamo che lui man mano approva ciò che facciamo perché per avere la fede abbiamo bisogno della fede divina, quella che produce lo Spirito Santo, e per lo Spirito Santo è ben armonizzato con Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo è la stessa cosa. Perciò è la fede di Dio, quella prodotta dallo Spirito Santo, ed è la presenza di Dio che produce questa fede in Dio. Quando noi manteniamo una comunione continua con Lui, questa fete si produce quando stiamo in preghiera, soprattutto la preghiera è quella che fa scendere l'olio santo nella nostra vita, cioè eh, assimila, è il canale e lo Spirito Santo è la gente che trasferisce dentro di noi e poi spalma e trasferisce nei nostri sentimenti che vengono permeati dallo Spirito Santo e generano sentimenti diversi, generano sentimenti divini, buoni, di buona qualità, quelli che vengono da Dio, e fa anche la selezione di quelli che non devono crescere perché li, tu, li, li spegne, gli dice sta zitto, sta, sta zitto, li scaccia. È come quando abbiamo un cane che se, cerca sempre di avvicinarsi. E quando sta per avvicinarsi, o un gatto per esempio, sorella, se hai un gatto che tu magari hai messo qualcosa fuori del frigorifero per farla scongelare dal, dal, dal freezer, e quello il gatto ci vuole andare dentro, ogni tanto fa shh, mm, E così fa... Così fa lo Spirito Santo dentro di noi. Quando vede che c'è qualcosa che vuole inquinare, che viene dalla parte contraria, non accetta, non lo riceve. Il diavolo sempre ci prova, quelle come le mosche che sempre cercano di arrivare, non ragionano e insomma cercano di dare più fastidio possibile. E lo Spirito Santo ci aiuta a rigettare e ci fa conservare il meglio la fede per te la fede in te vogliamo fortificarci nella fede oggi preghiamo il signore perché la preghiera aiuta quando tu non preghi la tua vita spirituale è debole perché l'unico alimentatore è la preghiera fa conto che l'unico distributore di benzina che è vicino a casa tua tu non ci vai e quanti chilometri fai con un serbatoio vuoto? Non ne fai, resti per strada. Perciò abbiamo bisogno di stabilire che bisogna farlo. Dice, ma io fratello ho tanto da fare, no, ti devi saper confezionare il tempo, hai 24 ore, devi trovare anche quello. Quando è ora di mangiare vai a mangiare, certamente sì, 10 minuti in più, 10 minuti meno, ma lo fai. Così è la nostra vita spirituale. Bisogna stabilire queste cose, se no non si va da nessuna parte. Sì, sì. Bisogna essere seri in queste cose e bisogna parlare chiaro, perché se ti dico tutto funziona bene, quando alzi la mano, alzi la mano ed è fatto, no, no, no. Alzare la mano è l'inizio. Alziamo la mano perché alziamo il cuore, cominciamo il cammino col Signore, ma poi dobbiamo camminare con Lui. Fianco a fianco. Preghiamo il Signore insieme, prega insieme con me. Signore, veniamo a te insieme di pari sentimento con la sorella, il fratello, l'amico, chi si trova di passaggio. Signore, tu sai chi c'è dall'altra parte. Perciò, veniamo insieme a te e ti chiediamo di assisterci in questa ora mentre condividiamo la tua parola, che è ricchezza per il nostro cuore che inserisce dentro di noi quella, quella sorgente di vita che man mano che lo Spirito Santo la feconda produce vita nuova, perché la tua parola è spirito e vita e nutre il nostro spirito. Non c'è un'altra cosa che la può, lo può nutrire, solo la tua parola è lo stesso Spirito Santo che influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, la nostra vita, i nostri affari, ciò che facciamo. Perciò ti invochiamo, Spirito Santo, di partecipare alla tua presenza insieme mentre siamo qui davanti a te. Padre Dio Onnipotente, nostro Dio, te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo, l'unico mediatore, nostro salvatore, Benedetto, benedetto, benedetto. Ebbene, questa mattina vogliamo guardare il caso di un, un uomo che si chiamava Zaccheo. La scrittura dice: Era molto ricco. Vedi, lo Spirito Santo quando ispira gli scrittori sacri, gli fa mettere certe parole che restano lì che molte volte penso che neppure chi scriveva sapeva che stava scrivendo. Quando dice molto ricco, vuol dire era arrivato a un punto di saturazione. Sai, noi cominciamo da zero, poi man mano ci saturiamo, come quando mangiamo. Era arrivato a un punto di saturazione quest'uomo e avrebbe dovuto essere l'uomo più felice di quella zona perché era molto ricco e invece non è così. Aveva desiderio di incontrare Gesù perché aveva sentito parlare che Gesù cambiava le persone. Un suo dipendente, Matteo, lo aveva lasciato perché aveva incontrato Gesù. Credo che hai sentito anche tu qualcuno che de ha detto che gli, Gesù gli ha cambiato la vita. Lo fa anche oggi. Se tu non l'hai sentito, allora ti dico che a me così è successo. Quando l'ho incontrato all'età di 23 anni ha cambiato la mia vita. Non pensare che abbia incontrato un barbone un così come lo descrivono, no, è stato un incontro spirituale dentro, dentro di me e ha cambiato la mia vita. Perché la vita non è ciò che tocchiamo, la vita è quella invisibile e nella nostra vita c'è lo spirito. Noi siamo trini come Dio, l'anima, lo spirito e il corpo. Il corpo è la, la carcassa. C'è l'anima che gestisce tutte le cose animali, e le cose della vita di questo e lo spirito sta al centro. E chi nutre lo spirito è il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unico che lo può fare. E quando stiamo a posto con lo Spirito, allora tutto il resto funziona meglio. Perché c'è l'equilibrio. Se invece ci vogliamo mettere altre cose al posto di quella parte che è riservata per Dio nella nostra vita, ci possiamo mettere di tutto, ma non funziona. Quel vuoto resta sempre vuoto. E ci fa sentire sempre che ci manca tutto finché noi incontriamo il Signore Gesù. Ebbene, questa mattina Lui è in mezzo a noi, è qui con noi. Non è fisicamente, è spiritualmente. Ora mentre io parlo, la mia voce arriva ai tuoi orecchi. Però se tu hai l'orecchio spirituale, lui ti parla al cuore, digerisce ciò che riceve dagli orecchi. Uno orecchio un lo manda nel cervello, un altro ci porta a riflettere nei nostri sentimenti più profondi. E noi vogliamo proprio che il Signore ci parli questa mattina. Gesù lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi mi devo fermare da te. Scendi presto perché devo fermarmi a casa tua. Questo uomo si era arrampicato sopra un sicomoro per vedere Gesù, ma a dire il vero si era arrampicato anche nella sua vita per arrivare dove era arrivato, perché per essere molto ricco si c'era impegnato veramente. Fatto sta però che tanto che si era impegnato, arrampicato per portare a certo benessere la sua vita, che diventò molto ricco, Gesù dice a un certo punto, oggi voglio venire a casa tua e man mano che va avanti dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Saccheo si era arrampicato e aveva ottenuto dei risultati speciali perché era il capo di un'organizzazione che raccoglieva le tasse, non era un uomo da poco, aveva dovuto arrampicarsi veramente per arrivare lì. Fatto sta però che lui e la sua famiglia avevano bisogno di Gesù. Perché quando Gesù ha operato nella sua vita ha detto, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Qui è un segno molto importante. Perché con tutta la volontà che ci aveva messo, senza il Signore Gesù Cristo, si poteva arrampicare tutta l'eternità, ma non riceveva mai quello che ha ricevuto da Cristo. E la sua famiglia, la sua casa non sarebbe mai cambiata se Cristo non entrava in quella casa. Forse ti stai arrampicando anche tu per un meglio stare, un meglio vivere. Provaci quando vuoi. Non solo tu, ma anche la tua famiglia senza Cristo. Non vai da nessuna parte. La tua famiglia è disastrata senza Cristo. Tu magari pensi, ma io vado in chiesa? No, non è questo, non stiamo parlando di religione, stiamo parlando di un rapporto intimo con Cristo. Leggiamo insieme Luca 19,5. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse Zaccheo, Scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua. Anche questo incontro è stato preparato per te dallo Spirito Santo che apre la strada al Re che ti dice scendi presto. In parole diverse vuole dire. Metti i piedi per terra. Affronta seriamente la verità. Ti sei arrampicato, caro mio. Ti sei arrampicata. Hai cercato il meglio. Metti i piedi per terra. Tutto, tutte le parti che ti sei arrampicata, sorella, fratello, tutte le parti che ti sei arrampicato. Non hai ancora ricevuto nella tua vita quel piacere, quella gioia che la vita ti vuole dare. Ma io ho cercato, però non, non l'hai trovato. Metti i piedi per terra. Ho detto prima, anche oggi è un appuntamento divino come era quello di Zaccheo quando passò Gesù. Oggi il Signore Gesù passa davanti a te, davanti alla tua coscienza, voglio dire, ti, vuoi, ti vuole parlare al cuore, perché tu ti puoi arrampicare ancora, non so fino dove, ma se Gesù non, non entra nella tua casa, nella tua vita, voglio dire, puoi arrampicarti quanto vuoi avrai sempre una vita piena di insoddisfazione metti i piedi per terra nella vita ti sei arrampicato sei diventato ricco forse così come Zaccheo ma Gesù dopo che fu glorificato dice in Apocalisse 3, 19, ma sei povero, ma come? Io sono ricco. <ride> signore aiutaci, signore aiutaci, signore aiutaci. C'è un verso che dice, ma tu sei povero. Credo che sia il verso 19, forse o abbiamo sbagliato, guardiamo. Quelli che io amo, li riprendo, si zelante e ravvediti, perché il Signore vuole dare la vera ricchezza, ma sei infelice? Sono io che busso alla porta del cuore, nel verso 20? Tu dici: Sono ricco, sì, avevo sbagliato il, il, il verso. Allora, tu dici sono ricco, mi sono arricchito, così diceva anche Zaccheo, e non ho bisogno di niente. Invece tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Diciamo che Zaccheo aveva le tasche piene. E c'è bello in un film che fanno vedere Zaccheo, quando ha invitato Gesù, che in un muro tira fuori un, un vasetto con dei valori dentro. Aveva pieno da tutte le parti, però era infelice. Perché queste cose naturali non possono sostituire il bene spirituale. Così è anche per te. Nel verso 20 dice così, leggiamo, quando passa Gesù davanti alla nostra vita, è come dire io sto alla porta del cuore busso, se tu apri, se tu ascolti la voce del Signore che ti parla e apri la porta, lui entra e cena con te. Cenerò con lui ed egli con me. Queste scene ci aiutano a comprendere che il mangiare insieme è un segno di amicizia, amicizia profonda. E oggi voglio entrare in casa tua. Scendi presto. Leggiamo nel verso 6 verso 6 del capitolo 19. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Gli effetti morali della sua conversione sono chiari, in pubblico manifestò, di ricevere Gesù. La ricchezza non gli aveva dato la gioia e quando Gesù gli disse vengo, Gesù il re che non chiede, ma dice vengo con autorità soprannaturale, lui è pieno di gioia. Sono eh, la sua conversione, i suoi atti sono chiari in pubblico, manifestò di ricevere Gesù. La ricchezza non gli aveva dato la gioia. Si sentì cambiato ed onorato quando Gesù disse oggi vengo a casa tua. Si fece avanti subito si spostò Sai che questi tracciati nel Vangelo servono per quando lo leggiamo o per quando lo ascoltiamo perché queste scene ci fanno immedesimare come noi abbiamo bisogno di Gesù e come dobbiamo andare a Gesù perché se seguiamo alcuni tracciati religiosi ci allontanano dal Signore mentre il Vangelo ci parla con chiarezza semplice ma lo Spirito Santo usa proprio il Vangelo per parlare al nostro cuore e siccome è Gesù che parla ora il Signore sta parlando a me e a te si fece avanti e subito dice ecco signore per l'onore che si sentiva che sentiva di essere stato onorato dal figlio di dio dal re che gli aveva detto oggi venga a casa tua lui si sentiva onorato e nel verso 8 immediatamente giudicò se stesso di essere colpevole di come aveva vissuto la sua vita precedente. Gesù non gli disse mai comezza parola, ma Zaccheo si fece avanti. Si fece avanti non solo fisicamente, ma con una predisposizione meravigliosa. E disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Fece più di quanto diceva la legge. Bellissimo questo. Giudicò se stesso davanti a Gesù. E questa predisposizione, con poche parole. Cambiò tutta la sua vita. Noi molte volte pensiamo che per essere salvati, che dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la nostra coscienza quando viene illuminata dallo Spirito Santo. E in un batter d'occhio, in un momento, questo alpinista lo potremmo chiamare che si arrampicava per diventare ricco, si era arrampicato una vita, che si era arrampicato sul sicomoro per vedere Gesù, perché desiderava avere un incontro con lui, questo suo spingersi, protendersi verso Gesù, gli portò salvezza, salvezza eterna. Perché immediatamente quando cominciò a mangiare con Gesù, la gente fuori criticava, è andato con un peccatore, tutto quello che diceva la gente non si importava di niente. Quando andiamo al Signore, dobbiamo ascoltare la voce del cuore, quando lo Spirito Santo ci parla nel cuore. E nel verso 9 è fatto. Leggiamolo. Gesù disse. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Prima era figlio di Abramo soltanto nella linea sanguinea, ora è diventato figlio di Abramo per la fede, perché lui ha riposto tutta la sua fiducia in Cristo il figlio di Dio, proprio come fece Abramo. Si tratta di un atto di fede. Perciò, vedi, è semplice. Deve essere la predisposizione del tuo cuore che si sposta verso Gesù se senti il bisogno di ricevere la salvezza. Perché ti sei arrampicato anche tu, ti sei arrampicata anche tu. Non so in quale direzione, però se guardi bene addentro ti trovi proprio come Zaccheo, dovunque ti sei arrampicato. Non ha dato i risultati che tu ti aspettavi, invece Gesù ti vuole dare il vero risultato, quello di portare la salvezza, la sua salvezza. Nella tua vita e nella tua famiglia. Sì, è facile che ti sei privato di tante cose, ti sei privata di tante cose per crescere una famiglia, per poterla vedere, ma ti sei accorta, ti sei accorto che proprio non sono i risultati che ti aspettavi, perché hai una famiglia disastrata e tu sei la chiave di rimettere a posto la tua famiglia, perché cominciò lui e Gesù cambiò tutta la sua famiglia. Immediatamente l'esempio che vediamo in questo uomo è un esempio che serve per te che ti arrampichi a destra e a sinistra e non sei felice. Gesù oggi ti vuole rendere felice. Perciò scendi, metti i piedi per terra. La verità è quella che ti dice il Signore: che hai bisogno di Gesù. Guardiamone un altro perché questi esempi ci aiutano. Sono persone che si arrampicano. Come ti arrampichi tu. In Atti capitolo 9, verso 1, qui troviamo Saulo che poi fu chiamato Paolo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore. Si presentò al sommo sacerdote. Questa è un'altra storia. Si era arrampicato nello studio quest'uomo, aveva studiato la legge e aveva ricevuto anche i migliori insegnanti che c'erano a quel tempo. Lui voleva raggiungere lo scopo della sua vita attraverso la religione e prese la più stretta che c'era la setta dei farisei, nel quale c'era quel gamaliele, un rinomato personaggio che insegnava e lui era stato alla sua scuola e a dire il vero alcuni studiosi pensano che per la qualità che aveva San Paolo, quando arrivava di età a lui doveva sostituirlo, perché era una carriera eccellente. Per completare la carriera di Capo dei Farisei, oltre allo studio teorico, nel verso 2 guardiamo anche lo zelo come lo applica per fare carriera. E gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Si arrampicava per dimostrare che la sua carriera era completa. Che vuol dire completa? Beh se noi facciamo solo la parte teorica in certe cose e non dimostriamo anche la parte pratica abbiamo una vita che zoppica infatti oggi questo è il pericolo molti teoricamente non li passa nessuno ma in pratica poi e come andare alla scuola di arte e mestieri se vogliamo saldare bene impariamo a fare i saldatori poi dobbiamo saldare se non saldiamo sappiamo tutte le teorie però ho come nuotare io posso studiare il nuoto imparo però se resto sempre sulla spiaggia non so mai nuotare se quando scendo in acqua conosco tutta la teoria ma ho paura di andare avanti la teoria non mi aiuta perciò sono le due cose che camminano insieme e quest'uomo si arrampicava nell'una e nell'altra cosa, perché poi doveva saper gestire tutto quello che faceva, doveva avere la conoscenza. Signore aiutaci. Si arrampicava per dimostrare che la sua carriera era completa, ma Dio aveva un altro piano per lui. Forse ti arrampichi anche tu e Dio ha un altro piano per te. Perciò mentre la sua parola si srotola davanti a noi, noi dobbiamo fare un esame di coscienza. Vuoi vedere che non va bene tutto quello che faccio perché Dio ha un piano per me che è diverso? Ci potrebbe essere anche questo a me è successo qualche volta così, che stavo facendo delle cose che non funzionavano perché li stavo facendo di testa mia. Infatti lui testimonia in Galati capitolo 1 verso 15, dice che Dio dopo l'ha realizzato, ma prima non lo sapeva. Ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque, leggiamo il verso 16 così comprendiamo, di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo. Questo fece proprio come Zaccheo. Non si consigliò con nessuno. Perché quando incontrò Gesù, l'interesse più grande suo era di avere un incontro profondo con Cristo, tanto che lo portò a casa. Signore, aiuterci questa mattina. Sai, ci sono tanti che si impegnano ai massimi livelli. Si arrampicano di qua, di là, ma non riesce niente. Vuoi vedere che il Signore ti chiama, che devi fare un'altra cosa e tu stai facendo il contrario di quello che Dio vuole? Pensaci un poco. Questa risposta la puoi dare tu al Signore. Io sono stato chiamato soltanto a portarti questo messaggio da parte del Signore. Questo incontro è preparato per te, come era preparato per Lui. Perché abbiamo visto Zaccheo che Gesù non gli ha chiesto se posso andare, gli ha detto io vengo a casa tua e basta. Qui il Signore usa un altro metodo. Leggiamo insieme nel verso 3 del capitolo 9. Durante il viaggio, viaggio di sua vita come il viaggio di nostra vita, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. Era di giorno, c'era il sole, ma questa luce era di gran lunga superiore a quella del sole di mezzogiorno. Beh, tu sai che il Vangelo porta luce. Il Signore sta illuminando la tua mente con la luce del Vangelo in questo momento. <ride> la luce del Vangelo di Cristo che ti porta a salvezza, penetra in te, ti fa scendere dal cavallo della carriera e della religiosità. Ti fa mettere i piedi per terra pure a te. Stamattina, bellissimo! Si trovò per terra. Tutta quella prosopopea dell'essere il grande, grande coppiere che camminava con suo cavallo, la luce di Cristo lo sconvolse. Dovette mettere i piedi per terra. Forse tu pensi anche tu la carriera faccio questo faccio quello l'università poi divento dottore dottore di qua dottore di là adesso tutti si chiamano dottori e tutti ci tengono e se non li saluti col nome di dottore qualcuno sarà però realmente mettiamo i piedi per terra tanti non stanno facendo quello che veramente il Signore vuole e perciò non funziona. La realtà è che sei pieno di te, ma sei vuoto, cioè non te lo dico io, lo senti tu? Ho fatto qua, ho fatto là e poi sei felice, proprio come dice Gesù nell'Apocalisse. E allora, davanti agli altri, fai di tutto e di più. Quando sei insieme agli altri, quando resti solo, ti senti come un abbandonato, come un'abbandonata, ti senti infelice. Molti per evitare questo stato d'animo si danno alla droga, altri si ubriacano, altri se ne vanno a fare, eh, diventano barboni, altri non vogliono sapere più niente della vita. Ci sono tanti che vivono da barboni in giro, che sono state delle persone colte, hanno delle qualità eccellenti, si sono arrampicati veramente, però poi sono arrivati alla fine. Se per caso sei uno di quelli, Gesù sta passando sul tuo sentiero, proprio come fece con, 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 eh, con questi due. Metti i piedi per terra. La realtà è che sei pieno di te, ma sei vuoto. La realtà è che non sei felice. Tutto cambiò. Quando si accordò con Gesù, come si accordò? Beh, in quel momento particolare che attraversò, ma fu molto duro, fu un incontro un, impattante, nel verso 6 cambiò tutto, quando scese coi piedi per terra e disse, alzati. Entra nella città che ti sarà detto che devi fare. E lui aveva già detto prima, che vuoi Signore che io faccia? Fu proprio quel, do, quel momento particolare, quel verso c'è cioè pure nella parola del Signore, che arrivò al punto che quando il Signore gli parlò, tu dici ma a me non mi parla, ma quello parlò nel cuore. Il Signore parla nel cuore, perché non abbiamo il tempo di leggere tutto, ma se vai tu lì dentro a leggere questo verso, perciò devi sapere, devi sapere questo questa mattina, che la luce, tutto questo, però la voce di Cristo gli parlò nel cuore, vai a leggere questo passo, molto importante, perché dice che quelli che camminavano con lui non erano molto lontani, avevano altri cavalli. Dice che loro non sentirono niente, la sentì lui. Questo è importante, perché è facile adesso che mentre io parlo ti puoi trovare insieme ad altre persone. Tu senti la voce che parla e chi è vicino a te non la sente. Perciò serve per te questa mattina come dire: scendi da cavallo, metti i piedi per terra e di anche tu, Signore, che vuoi che io faccia? Perché ti sarà detto e vedrai che tutto cambia. Ho detto prima che l'incontro di Cristo con Zaccheo. Era un incontro divino. L'incontro di Cristo con Paolo era un incontro divino. Adesso, mentre io ti parlo, è un incontro divino. Tu devi avere un incontro con lui, mentre ti sta parlando. Ti sei arrampicato, arrampicato, ma non sei arrivato da nessuna parte. Metti i piedi per terra, affronta la realtà. Il Signore Gesù ci sta dicendo la seconda volta che tutto cambiò quando Zaccheo scese e lo accolse. Tutto cambiò quando Saulo, che diventò Paolo, quando disse al Signore, Signore, che devo fare? Che vuoi che io faccia qui? È lo snodo del cambio della sua vita. Qui è lo scambio della tua vita, sorella. Finché non arrivi al punto di mettere i piedi per terra ed affrontare la realtà, vivi sempre di fantasia. Signore, aiutaci. Leggiamo nel verso 19. Così. Inquadriamo un poco che cosa ci vuole dire il Signore questa mattina. E dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze. Vedi, attraversò un momento particolarmente, eh, particolarmente duro. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. La cosa era cambiata. Quelli che doveva imprigionare diventarono coloro che gli davano sostegno. Ritornarono le forze e riacquistò la vista fisica, ma non solo, riacquistò la, la vista spirituale. Leggiamo il verso 18. Beh, Gesù ti trasforma immediatamente nel momento che tu ti rivolgi a lui. In quell'istante gli caddero dagli occhi come dello, delle squame e recuperò la vista. Ricevette la vista naturale, spirituale. Poi alzatosi, fu battezzato. Fu ripieno di Spirito Santo. Leggiamo il verso 17. Sai, lo Spirito Santo invase il suo cuore, il suo essere, Sai la gioia che porta lo Spirito Santo? Quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Stiamo parlando che l'incontro che tu devi avere col Signore è spirituale. Quello ti porta la vera gioia celeste nel cuore, che non la può muovere nessuno. Vi do la mia pace, non quella del mondo quella di Gesù, perché lui è il generatore della pace, e si mise a predicare colui che aveva incontrato il Figlio di Dio. Verso 20, guardiamo chi è Gesù, che ti parla questa mattina. E si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe affermando che egli è il Figlio di Dio. Lo stesso che aveva incontrato Zaccheo. Zaccheo lo aveva incontrato fisicamente ed ebbe il piacere di mangiare a tavola a casa sua con una conversione rapida e meravigliosa. Paolo adesso lo possiamo chiamare, non è più Saulo, è Paolo. Lo incontra non fisicamente ma ebbe un incontro, un impatto così forte che fin lì contraddiceva che Gesù era il figlio di Dio. Lì fu così profondo questo impatto che lo riconobbe come il figlio di Dio. Sai di chi stiamo parlando questa mattina? Del figlio di Dio. Sai chi ti sta parlando? È il figlio di Dio che parla al tuo cuore. Io faccio soltanto... Racconto la storia, ma chi ti vuole parlare seriamente e vuole avere un incontro con te è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che ha pagato il prezzo per te. Alleluia, gloria al Signore. Lo stesso che aveva incontrato Zaccheo quando scesero. Quando scesero tutti e due, cambiò tutto. Perciò Scendi da cavallo, metti i piedi per terra, guarda la realtà della tua vita e riprenditi a camminare con lui però perché questo cambia tutto. Mm. Gesù, ci sono altri episodi che mi attirano, mi parlano, perché sono così semplici che non sembrano veri, ma sono vite trasformate dalla potenza di Cristo. Guardiamo Gesù vicino al pozzo di Giacobbe. Incontrò una donna che si arrampicava anche lei. Questa aveva sete e si arrampicò fino al massimo che l'uomo può arrivare. Cinque mariti e quello che aveva non era suo marito signore aiutaci leggiamolo insieme in giovanni 4:18 quando incontra gesù perché hai cinque mariti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito ciò che hai detto è vero in Samaria c'erano anche cinque idoli che adoravano i samaritani, lei era anche un'adoratrice perché da quello che poi nel contesto guardiamoci, manca il tempo da poter parlare di tutto questo, ma la verità dei fatti è che lei stava scusandosi con Gesù che noi adoriamo su questo monte, voi adorate su quel monte, sì, su quel monte che dice lei c'erano cinque idoli che loro i samaritani adoravano. E questa donna si trovava nel contesto di avere cinque mariti per le soddisfazioni personali e per la parte spirituale aveva cinque idoli e ogni tanto andava pure ad adorare, era un'adoratrice perché disse a Gesù che gli sembrava un estraneo: Tu dici che bisogna adorare qua, voi dite qua, noi diciamo là. Insomma, lei di religione l'applicava pure, però realmente si arrampicava da una parte e dall'altra, <ride> ma era sempre assetata. Adorava cinque idoli e cinque mariti, ma tutto questo non l'aveva completata, si arrampicava, ne aveva un altro, sei, era arrivata li al limite dell'uomo, il numero dell'uomo è sei perciò noi possiamo arrivare fino a un certo punto lei c'era arrivata, un po' come Zaccheo che era arrivato al massimo della ricchezza però quando mise i piedi per terra cominciarono a cambiare le cose Aveva, avevano la, non avevano soddisfatto la sua sete spirituale neppure quella della carne perché continuava ad avere altri rapporti con, con viventi, perché aveva il sesto, si trovava di fronte a chi poteva dissetarla. E così in questo appuntamento divino, proprio come successe con Nicodemo, che Gesù gli cominciò a parlare della nuova nascita e non capiva, Qui gli cominciò a parlare dell'acqua. Gesù è un grande conquistatore di anime perché lui è Dio e sa da che parte ci deve prendere per farci finire di arrampicarci nelle cose che non riceviamo niente. Lei cominciò a capire nel verso 15. Sapeva che non aveva secchio, non aveva niente, però cominciò a lanciare il lamo. Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingerne. Aveva cominciato a capire, ma voleva rimandare. Nel verso 25, quando Gesù cominciò a fargli comprendere che lui era l'alimentatore dell'acqua della vita, lei cominciò a dire, sai. Io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire, quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Ed eccoci qua. Ma Gesù gli disse, sono io che ti parlo. Allora questo Gesù parlò a Zaccheo, parlò a Saulo, parlò alla donna samaritana. Erano tutti quelli che si arrampicavano nel meglio della loro vita per ottenere un risultato e la soddisfazione della vita. Ma tutti dovettero scendere e ricevere il Signore. E che successe qui? Se sei idolatro, di, di, idolatra di idoli, o di partner per avere più rapporti possibili, mischiare tutto, possono, non, posso, non ti possono dissetare, anche tu metti i piedi per terra. Gesù è il tuo Salvatore che ti parla. E infatti lei lasciò la secchia, corse per annunciare e quando annunciò ci furono un sacco di samaritani salvati ricevettero Cristo e furono cambiati. E nel verso 42 ci manca il tempo di leggere tutta la bella storia, però oggi Gesù passa davanti a te. Non è più a motivo di quello che hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Adesso sai anche tu che Gesù è il figlio di Dio, è il salvatore del mondo, è colui che porta la salvezza. Zaccheo aveva sentito parlare di lui, ma ebbe un incontro potente. Hai sentito parlare di Gesù che cambia la vita, oggi vuole cambiare la tua. Sorrido perché so che lo Spirito Santo ti sta invitando a fare questo passo di fede. Anche i discepoli di Gesù si arrampicavano in un altro modo. In assenza di Gesù si erano litigati per sapere chi era il superiore tra di loro, chi era il più grande, sai, quella mania di sentirci superiori. Quelli erano di carne come noi, la mamma di due discepoli avevano chiesto a Gesù, ti prego Signore, adesso che vai a Gerusalemme che ti impossessi del regno, i miei due figli ne devi mettere uno a destra e un altro a sinistra. Un'altra mania di grandezza di persone che si arrampicano perché devono superare tutti, devono essere visti, guardati. Donne e uomini la stessa cosa. In Marco 9:34 leggiamolo insieme. Essi tacevano perché avevano questionato prima eh, davanti al Signore stavano zitti, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande, un'altra mania che molte volte ci fa arrampicare, che dobbiamo superare tutti, in bellezza, in intelligenza, e quando parlo io, pure a me succede, quante volte devo pregare, dico Signore, toglimi la presunzione, toglimi l'orgoglio, perché se no guastiamo tutto, Signore, per amore del tuo nome. Mm. Chi era il più grande? Anche questi... Si arrabbicavano a chi era più grande. Gesù disse: Scendete, mettete i piedi per terra. La realtà è che se siamo più grandi o siamo più piccoli e non siamo felici. Gesù diede una dimostrazione di un esempio, dato che quelli più grandi vogliono fare certe cose e si sentono grandi se fanno cose più grandi, se fanno quelle cose un po' più basse, si sentono che non sono per loro, noi credenti dobbiamo fare quelle basse e quelle alte, perché Gesù diede una lezione di umiltà prese l'asciugatorio, gli lavò i piedi e poi disse, io sono il maestro, secondo voi, che cambia, che è cambiato dentro di me? Se è maestro, se faccio miracoli o se vi ho lavato i piedi, è cambiato qualcosa nella mia vita? Non sono sempre io. Vedi? Questi si arrampicavano per essere più grandi. Ma noi, quando osserviamo il Signore, quando abbiamo il Signore nel cuore, o che facciamo una cosa più bassa, o che la facciamo più alta, qual è la differenza? Tanto noi siamo sempre noi. Gesù non cambiò niente, non è che non era più il Maestro perché aveva lavato i piedi. Signore era e Signore restò. Maestro Ere, Maestro Restò, che lavò i piedi, ci diede soltanto un esempio di mettere noi i piedi per terra. Togliamo tutta sta prosopopea, mettiamo i piedi per terra e andiamo al Signore con tutto il cuore. Perché qui il Signore ci dà una bella lezione. E se sei malato di arrampicarti o malata che devi superare tutti, bellezza che ti muovi, eh, intelligenza, si sì, studia, fa tutto, se ti ha fatto bella, se ti ha fatto bello il Signore. Grazie al Signore che hai che non hai ricevuto? Lo puoi solo ringraziare per servirlo meglio. Se hai una bella voce canti, non è che devi spavaldare che chissà chi ti ha dato la voce. Mettiamo i piedi per terra, perché Gesù desidera che noi siamo reali. Leggiamo il verso 35 e 36. Allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro: Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Questo non tanto viene accettato. Facciamo fatica, ma comunque scendi da cavallo. Signore, aiutaci. E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi lo prese in braccia e disse loro: Ci basta questo. Vuoi cominciare con Gesù come un piccolo bambino oggi? Che andiamo al Signore insieme e diciamo, Signore, prendimi per la mano, voglio camminare con Te. E la misura che mi trovo mi va bene. San Paolo arrivò al punto di dire: sono contento nello stato in cui mi trovo, perché so vivere nell'abbondanza e nella miseria, perché è lo scopo della sua vita non era se mangiavo un po' di più o beveva un po' di più, era quello. Di sentire la presenza dello Spirito di Dio nella sua vita. Partiamo col piede giusto, partiamo con Gesù, anche se a questo, in mezzo a questo, tra questi, ce n'era uno che non ci stava. E l'ultima volta che è scritto di lui. Lo troviamo in Atti 1:18. Questo non accettò di partire da bambino. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità, poi essendosi precipitato si squarciò il ventre. E tutte le sue interiora si sparsero. Non so se hai capito chi è questo. Questo è Giuda che si arrampicava anche lui, da tutte le parti. Ogni volta che il Signore diceva o faceva qualcosa, o qualcuno faceva qualcosa per Gesù, lui era sempre all'opposizione. Ecco che cosa ha fatto. Non è stato solo squarciato. Tradizione dice che si andò a imbiccare sul ciglio di una strada, con la cinta che aveva intorno alla tunica. E quando si agganciò all'albero la cinta si ruppe e arrivò giù sulla strada. C'era un carro che passava. Il pilota, diciamo, il coppiere, non fece in tempo a fermare il carro, che passò con la ruota su questo che si arrampicava anche lui che voleva essere il ricco. Signore aiutaci. E gli altri invece che cosa fecero? Gli altri non trascurarono di seguire Gesù, mentre gli altri attraverso varie difficoltà li troviamo ripieni di Spirito Santo. Nel capitolo 2, verso 4. Chi è che porta gioia nel cuore? Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro da esprimersi. Questi erano felici. Erano tanto felici che quelli che li vedevano li descrivevano come pieni di vino dolce. Perché la gioia del Signore era la sua gioia. Beh, mi viene in mente di cantare un bel canto. L'878. Erano pieni di Spirito Santo. Tu sai che chi porta la gioia nel cuore è lo Spirito Santo? Il Signore ti ha dato l'opportunità oggi, se tu apri il cuore a Cristo, egli ti riempie di Spirito Santo, e non ti fa mancare nulla. Ma con Gesù cominci a avere la giusta dimensione di come devi camminare, come ti devi muovere e come lo devi servire, perché non finisce qui. Egli ritorna e ci porterà con lui nel cielo. Viviamo una vita felice qui e per tutta l'eternità. Diversamente, dovunque ci arrampichiamo, facciamo solo la fine di Giuda. Che si arrampicò, si arrampicò, alla fine si arrampicò ad un albero con una corda che non regge, tutte le altre parti ci portano al disastro. Gesù è colui che ci ha parlato questa mattina. Cantiamo questo canto e poi preghiamo. il Signore ci chiama, portiamo nel mondo l'amore, ci guida soltanto il Signore, la strada ci indicherà, non serve andare lontano, o essere tutti di mente, basta in immediatamente diventarono testimoni di Cristo. Zaccheo si affrettò e lo ricevette e cambiò. Paolo subito cominciò a predicare Cristo che era il figlio di Dio e per rivelazione è un invito che dobbiamo fare al Signore e oggi ti ha dato l'occasione. Affrettati. Ricevilo nel tuo cuore, digli con tutto il cuore, Signore, la verità è che mi sono arrampicato di qua e di là, però oggi ho bisogno di te, perché Lui vuole essere il tuo salvatore e ti vuole dare la gioia della salvezza a te e alla tua casa. Perché Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Senza Cristo siamo periti. Vogliamo pregare insieme, fai la tua decisione, digli col cuore, Signore, la verità è questa anche per me, che ho cercato di qua e di là, cerco di qua e di là, però realmente non trovo la gioia che io ho bisogno per vivere la mia vita. In questo momento vengo a te, tu che sei il figlio di Dio, venuto come figlio dell'uomo, per far diventare me un figlio, una figlia di Dio, oggi ti voglio nel mio cuore. Da questo momento voglio cominciare un cammino con te. Ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che in questo giorno alcune porzioni di questa parola mi hanno parlato, mi hanno fatto comprendere che ho bisogno di te anch'io. Grazie Signore per la salvezza che mi doni così, mentre sono nella tua presenza, proprio come abbiamo visto che non hanno fatto tante cose straordinarie, hanno cominciato un cammino e sono arrivati a destinazione. Anch'io voglio fare così. Signore Gesù, vieni nella mia vita, perdonami, lavami col tuo sangue, riempimi di Spirito Santo e da questo momento voglio anch'io cominciare un cammino insieme con te. Grazie per la tua parola, grazie per il Vangelo. Voglio andare a leggere queste belle storie per comprendere meglio quando tu sei grande. Grazie, grazie, grazie Signore. Amen. 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 Ti vorrei dire tante parole, ma non so da dove cominciare. Lasciamo continuare lo Spirito Santo che ti parli. Adesso che ci fermiamo, mettiti un po' in disparte e parla direttamente con quella voce che ti parla nel cuore, che ti ha indicato la via della salvezza che è Cristo. Sai, ho tanto zelo dentro di me che a volte vorrei dire, però mi rendo conto che io possa arrivare fino ai tuoi orecchi, però deve lavorare il, il mio collaboratore, il tuo collaboratore, lo Spirito Santo. Se hai iniziato a parlare al tuo cuore, adesso che chiudiamo, mettiti in disparte e di Signore, sono qua, sono sceso da cavallo, ho messo i piedi per terra. Ho compreso che io ho bisogno di te. Vattene anche nel bagno dove ti trovi e apriti allo Spirito Santo, perché Lui ti parla e ti instrada nella direzione della vera felicità, quella celeste che si riversa dentro di te per mezzo dello Spirito Santo e senti il perdono di Dio. Non importa se hai avuto sei mariti anche tu, oppure se hai rubato come Zaccheo, o se sei stato un persecutore come San Paolo, lui ti cambia nel momento che vai a lui, ti trasforma, ti fa diventare una figlia, un figlio di Dio. Prendi nota dove abbiamo letto, se ci sono dei versi che ti hanno parlato. Vai a rileggerli perché lo Spirito Santo ti dà altra alimentazione che ti serve, è come un bambino che nasce che ha bisogno di poppare, subito poppa la parola di Dio, perché è il latte puro della parola che contiene tutte le sostanze necessarie che hai bisogno per crescere. Gesù gli disse Zaccheo, scendi presto, grazie Signore che tu hai fatto scendere. La sorella hai fatto scendere il fratello oggi per camminare insieme con te. Luca 19, 5, Apocalisse 3,17, devi mettere lì perché il 19 c'è stato un errore. Luca 19,6, 19, 8 e 9, atti 9, 1 e 2, grazie. Galati 1, 15, Atti 9, 3, 9, 6, 9, 19, 9, 18, 9, 17, 9, 20. Giovanni 4, 18, 4, 15, 4, 25 e 26. Giovanni 4, 42. Marco 9, 34 a 36, Atti 1, 18, Atti 2, 4. E così anche oggi? Il Signore ci ha parlato, facciamo tesoro di quello che ci parla, così in semplicità, troppe complicazioni, non ci vogliamo complicare la vita, Gesù così faceva, così parlava e così operava perché questa opera di Dio la deve compiere il Signore e Lui la fa nella misura che tu ti apri, e gli dai spazio nel tuo cuore e nella tua vita. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo alle ore 19.30 con altri quattro pastori, ti posso chiedere una cortesia, prega per i pastori che parlano questa sera, che lo Spirito Santo si possa servire di ognuno di loro per portarci porzioni della parola parlanti unte dallo Spirito Santo che continua ad alimentare la vita spirituale dentro di noi. Ci vediamo stasera. Pace, Dio ti benedica.